È stato presentato nel Palazzo dell'Annunziata di Sulmona il palio della 25esima edizione della giostra cavalleresca. Per la prima volta il premio che verrà assegnato al vincitore è stato realizzato da una donna, l'artista lombarda Cristina Balzarini. Un otto di alloro che racchiude i simboli della gara equestre più famosa d'Abruzzo. La manifestazione di punta dell'estate sulmonese si terrà sabato 27 e domenica 28 luglio in Piazza Maggiore, come ogni anno. L'artista è già stata vincitrice di numerosi concorsi di pittura. Per me è stato un grande onore riuscire a realizzare questo palio, perché quando ho saputo di essere stata scelta pensavo fosse una cosa troppo grande da realizzare, invece pian pianino per me è stato accattivante, diciamo, anche studiare, ripercorrere un po' la storia di Sulmona e riuscire a mettere insieme tutto quello che ho realizzato. Gli organizzatori della giostra cavalleresca quest'anno hanno deciso di impegnarsi anche nel sociale e contribuire alla raccolta fondi per finanziare l'ANFAS, un'associazione che si occupa di progetti di inclusione destinati agli amici diversamente abili. I ragazzi dell'associazione produrranno magliette ed altri gadget che saranno venduti insieme a dei prodotti del territorio in esclusiva a partire dal 15 luglio fino al 4 agosto, giorno di chiusura di tutti gli eventi in programma per la giostra cavalleresca. Tutti insieme per promuovere la nostra città, per promuovere la nostra realtà, per promuovere Sulmona nel senso della inclusione e dello stare insieme. Quindi la giostra incontra l'ANFAS. A rivestire il ruolo della regina Giovanna d'Aragona sarà Simona Ventura, indossando un abito realizzato come ogni anno dallo stilista Alessandro Pischedda. Quest'anno veramente stiamo cercando di fare qualcosa di diverso rispetto agli altri anni, proprio in occasione del 25esimo anno, quindi già il fatto della regina che Simona Ventura, quindi un personaggio pubblico di notevole spessore, il palio realizzato da una donna per la prima volta, il lancio di sfida che si farà il 5 di luglio, che si tornerà all'antico facendolo in tutto il centro storico di Sulmona e non più davanti l'Annunziata. Quindi questi sono piccoli presupposti che però ci danno il là per andare sempre più avanti e fare qualcosa di bello e di unico per quest'anno, per il 25esimo anno. Prossimo appuntamento previsto è quello di venerdì 5 luglio con il bando di sfida tra borghi e sestieri, con la novità che si svolgerà in forma itinerante.